Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo con la mia mitica RS3, ma non solo con la mia, siamo anche con le RS3 di Patrick. Tu hai un RS3 400 cavalli e ci stanno buttando sotto. Oggi siamo qui per analizzare i costi della tua RS3, perché tu, come hanno già visto nel video, hai la targa slovena e in Slovenia le RS3 costa meno che in Italia mantenerla. È beato te, intanto. Sì. Sì, è qui, ognuno ha le sue fortune. Partiamo dai costi. Intanto la targa, come vediamo, è personalizzabile o te la dà direttamente la Slovenia? Cioè, la scegli tu o è automatica? Automatico. Automatica. Tu compri una macchina e la macchina ha la sua targa. Sì. Ok. Ma volendo, so che ci sono anche targhe personalizzabili. Sì. Ok. La targa personalizzabile ha un costo? Penso 120. Quanti di voi pagherebbero 120 euro per avere la targa personalizzabile? Io per primo. Io la pagherei 120 euro, però purtroppo noi siamo in Italia e sì, in Italia non esiste. Dopodiché bisogna fare assicurazione e l'assicurazione è un costo. Sì, in Slovenia costa 1500-1600. 1500-1600, ma col casco. Sì. Qua in Italia 1500-1600 avete un'assicurazione base, forse se siete fortunati incendio e furto. Invece in Slovenia hanno il casco, quindi se tu vai sul muro, tutto batti il paraurti, pagano. Ti pagano tutto. Sì. Se fai un incidente, ti pagano tutto. Se bevi e ti incidenti, no. Quello no. E vabbè ragazzi, non potete avere tutto neanche in Slovenia, non esiste il paradiso. 1500 euro. Sì. Dopo scende o rimane 1500? Ma dipende. Dipende. Comunque dipende, diciamo tra sì, i 1000 e i 1500. Adesso paghi sì, 1500. Ricordiamo a quelli che guardano il video quanti anni hai? 25. 25. È giovanissimo. Qua in Italia sarebbe quasi un neopatentato e pagherebbe per una casco, non esagero, più o meno 5-6 mila euro per una macchina così. E lui ride. Giustamente. Sì. Dopodiché, oltre all'assicurazione, c'è anche un'altra tassa che qua in Italia si chiama bollo. Sì. E in Slovenia anche sì, si chiama bollo, suppongo. Sì, ma in Slovenia paghiamo 180. Ragazzi, in Slovenia pagano 180 euro l'anno. Noi paghiamo 2000. È giusto o sbagliato? Do un mio pensiero, anche per quelli che guardano il video. Secondo me è giusto quello che paghi tu, sì, perché è una cifra onesta e un ragazzo di 25 anni se può anche permettere di pagare. Un ragazzo di 25 anni qua in Italia 2000 euro fa fatica sì, a poter pagare. Ma c'è anche un'altra cosa da mettere sul piatto: 2000 euro qua in Italia gli asfalti non dovrebbero essere così, no, dovrebbero essere sì, come quelli di Grobnik che tu conosci, nero, sì, liscio, tutto perfetto. E invece qua in Italia sono rovinati e in Slovenia le strade sono meglio dell'Italia, a mio avviso. Sì. Altre spese, un tagliando per esempio, quanto potrebbe costare più o meno? 500 fino a 1000, dipende. Oh, 500 fino a 1000, più o meno quasi come in Italia. Diciamo sì, che qua in Italia un tagliando di un RS3 costa 1500-1600, ma anche 800, dipende quanti chilometri ha la macchina. Mm. Noi in Italia la benzina la paghiamo 180, parlo io, 2 euro, 2,10 euro. Tu quanto la paghi? Io pago i 180, 1,76. 1,76. In Italia ci sono delle tasse che si chiamano accise e noi la paghiamo di più del tuo paese. È giusto o sbagliato secondo te? È sbagliato. È sbagliato, sono d'accordo con te. Dopodiché c'è un'altra spesa che noi in Italia paghiamo, che è la revisione. Revisione che costa circa 100 euro e la facciamo con macchina nuova al quarto anno, con macchina usata ogni 2 anni. In Slovenia qua siete messi peggio di noi. Ogni anno, ma quanto costa? Sì. Penso 50 o 60, un po' meno. Circa 50 euro, quindi di fatto costa più o meno uguale, perché se sì, è ogni 200 euro. Cosa controllano? I freni, le luci, che funzioni tutto? Ma sì, questo. Secondo me, spezzo una lancia a favore della Slovenia, è giusto, perché sì, ogni anno la macchina va controllata con un costo ridotto, ma le luci devono funzionare, i freni devono funzionare, così gli incidenti si abbassano. Che spesa vorresti abbassare del tuo paese? Benzina, bollo, assicurazione? Dopo ti dico la mia. Penso un po' il benzina, okay, un po' il casco, okay, questo è tutto. Sono d'accordo con Patrick, io abbasserei la benzina, perché in Italia comunque è molto più alta della Slovenia, quindi non dico che deve costare di meno, ma che costi uguale, cioè deve costare sì, uguale ovunque, no? Facciamo 1,60 euro per tutti, Giorgia Meloni abbassa le accise e siamo contenti. Poi l'assicurazione, noi in Italia da casco è brutto da dire, ma non ce la possiamo permettere, perché costa talmente tanto che non la fa quasi nessuno. Sì. Poi guarda, qua siamo in mezzo a tante macchine. Sono sicuro che tutte queste macchine qua, Jaguar, Focus, Jeep, BMW, nessuno ce l'ha da casco, perché costano tutte 3, 4, 5 mila euro. Per la mia costa 4.500 euro una casco. E se vai a sbattere sul muro, perché sei sbadato, hai sbagliato, paghi. È chiaro, una casco se costasse 500 euro all'anno, al posto di 1000, sì, 1500 la farebbero tutti, ma purtroppo non la fa nessuno.
perché costa troppo. E quindi uno, se sbaglia, si paga i suoi 3, 4, 5 mila euro di paraurti. Se bastano. Quasi siamo su RS3, non bastano. E purtroppo nessuno fa da casco. Questo voi assicuratori dovreste correggere il listino. Questa è una Stage 2. Cosa hai cambiato su questa macchina? Io sulla mia macchina ho cambiato tutto questo. Tutto il quindi sistema. Questo è il tubo intake, si chiama, e questo è l'airbox. Sì, stock. Ok, quindi airbox stock, però l'intake l'hai messo bello grosso. 90. Si vede che è bello grosso. Sì. Turbo originale. Sì. La mappa qua abbiamo fatto uno stage 2, giusto? Sì. Tutto lo scarico completo sotto. Sì. Quanto hai speso più o meno? 1000, 2000, 3000? Diciamo che un 3500 euro li hai spesi qua più o meno, 3500, 4000. Sì, sì. Considerate che per fare le stesse identiche modifiche in Italia spendete circa 1000-1500 euro in più. Vuoi sapere quanto ho speso io sulla mia? Sì. 10.000 per avere aspirazione completamente in carbonio, per l'amor di Dio, che è più completa di questo. Tutto lo scarico super sprint, il turbo, la mappatura, ci sono tante spese che però adesso vi faccio ridere. Lui ha una 400 cavalli stock, parliamo, io ne ho una 367 e io con 10.000 sono a 517 cavalli. Tu con un po' meno di 5.000 euro quanti cavalli hai? 520. Ecco, serve che aggiungo altro, ma questo non c'entra Italia e Slovenia, è proprio il discorso del modello. Certo, con delle spese maggiori sullo stesso modello è arrivati gli stessi cavalli. Questo per dire che in Slovenia costa anche di meno modificare la macchina. Tra l'altro qua hai cambiato dietro la rete, alla griglia si vede, c'è un intercooler maggiorato della Airtech, forse? Sì. O sì. Come il mio? Stage 2? 3? 2. Una cosa la dobbiamo dire, noi l'autostrada ogni volta che entriamo dobbiamo entrare, prendere il ticket, sì. Quando abbiamo finito di usare l'autostrada paghiamo e usciamo. In Slovenia come funziona? Noi in Slovenia abbiamo una vignetta, si paga 117 penso all'anno. Sì? E vai quanto vuoi. Sì. Serve che aggiungo altro? Perché io sono molto curioso di sapere anche il discorso gomme, che noi definiamo spesso e volentieri. Sì. Un treno di gomme, cioè tutte e quattro, quanto costano? Vicino 1000. 1000 euro è più o meno quello che si spende anche in Italia. Diciamo che tu spendi un 200 euro in meno, perché la mia 1200. Però le misure sono le stesse. Noi in Italia facciamo delle modifiche, se sono omologate non serve riportare di brevi. In Slovenia invece devi fare delle modifiche, sì, sempre omologate, sì, ma sì, le devi riportare portare sul libretto. Sì. Quindi tu sul libretto hai tutte le modifiche, intercooler, catback, sì, queste modifiche qua lui sul libretto ce le ha, io per esempio non ce le ho, ho le targhette di omologazione europea, però è interessante che poi la revisione loro controllano, sì, quindi è una cosa tutta seguita molto molto bene. Ma adesso loro vogliono sentire il soundcheck, okay, e quindi vi faremo sentire il rumore di questa RS3 400 cavalli slovena. Dynamic. Il soundcheck non era niente male. Telecomando pre-hard ce l'ho anche io. Questo è molto utile soprattutto, sì, in Italia, perché, sì, se non vuoi dar fastidio chiudi le valvole, sei silenzioso. Abbiamo detto i costi, abbiamo detto quanto costa mantenere una macchina, ma dobbiamo specificare una cosa, perché poi va a finire che dopo tu rimani senza casa e tutti gli italiani vengono a casa tua. Questo è un problema. Dobbiamo dire questa cosa specifica, che in Slovenia le paghe sono forse, me lo confermerai tu, un po' più basse rispetto alle italiane. Sì. Una paga, non voglio sapere la tua, ma una paga media in Slovenia più o meno quant'è? 1500-1600. Ok, è più alta della mia, arrivederci. Stavamo scherzando ovviamente, la tua paga sarà più o meno attorno un po' sotto i 2000, però la paga di un normale operaio che lavora da lunedì a venerdì, più o meno 700-800. Ecco perché forse i costi di manutenzione per mantenere la macchina, non dico comprarla, sono tutti un po' più bassi rispetto all'italiana, perché una paga media in Italia, facciamo un esempio, chi lavora al McDonald's, presumo io non lavoro al McDonald's e neanche tu, no. O forse, perché sennò vengo a lavorare anch'io al McDonald's, più o meno siamo sull'ordine dei 1300-1350 euro, e un operaio prende sui 1200,
però può prendere anche 1600, 1700. È anche vero che di là è più facile poter comprarsi una macchina del genere, o una macchina sportiva. Sì. Con 700-800 euro al mese di qua in Italia, ti assicuro, non compri neanche una Fiat Punto 1300 Multijet. Sì. Ma neanche in Slovenia non basta. Sì, no. No, è triste, lo so che è triste. Sì. E quindi dove abiti che vengo? Ok, adesso mi trasferisco, ragazzi, iscrivetevi al canale, buona visione e prossimo video in Slovenia.